Ciao ragazzi, ecco un altro video di Lucas Robot Attack. Adesso passiamo a Bone Crusher o Neckbreaker nella versione Hercules. Neckbreaker, Bone Crusher. Vabbè, si somiglia come nome. Neckbreaker, spezza gambe. Bone Crusher, rompi ossa. Bone Crusher fa più danni. Ok, vedete sempre lì il pugno che si può portare dietro. Dopo vediamola, sempre solito principio, il pugno. Questo è un classico bulldozer. Molto semplicistico, non proprio la trasformazione, però la fa un po' lavorare la... Questo mi ha fatto un po' più dannare per capire come trasformarlo, però dà più soddisfazioni. Allora, la trasformazione è un pelino complicata, però capisci i principi, ti trovi bene. Allora, cominciamo. Si separa il davanti. Ecco, si è già staccato anche i ganci delle ruote. Per il davanti si è sganciato. Vabbè, come in Scavenger, si tira su, giù. E giriamo. Questo ha due tipi di piedi. Questo che mi piace di più e soprattutto mi fa dannare di meno. Oppure si mette qui e si mette il piede classico. C'hanno la, si vede anche, l'ho fatto vedere in Scavenger, ma c'è anche la piega della gamba. Un po' più molliccia, non so perché. E anche qui si è un pelino più leggero il gancio, il meccanismo di apertura è più leggero, si faccio meno fatica. Poi si tira leggermente più di qua, si tira così dalla sopra la testa. Praticamente il muso dell'escavatore si tira in su e poi si separa a metà, così, tutti e due, finché non si incastra e si gira a parte, che diventano le spalle. Si gira, ecco qua, i pugni, vabbè, si tirano fuori i pugni e chiudiamo dietro. E poi per finire la parte mancante dello scavatore, la parte frontale, si incastra davanti in modo che diventi il petto. Molto bello, è un pelino più, come dicono gli americani, flappy come movimento. Cioè, questo c'è invece la versione G1, per guardare, come vedete è molto diversa, però anche molto simile. Praticamente con la serie mi sembra che la chiamano Reformated, perciò è una riformattazione della cosa. Vi faccio vedere la modalità pugni grossi, come la chiamo io. Praticamente si prendono i pugni del Devastator e si tira via i gancettini qua dietro. Lo metti qua. Si prende. Allora,
poi si attaccano, se li glieli metto il gancio qua in mano, un po' duretti così e così, e così fa. Oh, noi due, la modalità box. Op, 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 op. Ciao ciao, come vedete, una cosa carina. Vabbè, dopo la togli via. Ecco qua, rimettiamolo come era prima. Ecco qua. Allora, questo voto di questa figura 8 meno per la il suo essere molliccio delle gambe. Non so per quale motivo, ma le giunture delle gambe molli, bisogna stare attenti. Una volta messo in posizione sta, però bisogna stare attenti che può cadere. Allora ragazzi, adesso la prossima recensione e chiudiamo con un occhio a pugni e razzo. Ciao ragazzi.